sera un ringraziamento a voi che siete qui questa sera, si sente bene? Si sente? Allora benvenuti sul palco del Teatro Zinetti con la finale di Canzoni e Bellezza. Io sono Andrew Talk direttamente da Radio LCS, so che qui a patrocinare Radio LCS, tra l'altro Giulia, abbiamo anche Roberto, una buona serata, ciao. Lo show dell'agenzia Moda e Spettacolo Fashion One, due giorni di finale di rappresentanza, ci sarà un momento in cui porteranno avanti insomma degli spettacoli che comunque si alternano all'uscita dei ragazzi e delle ragazze che canteranno. Abbiamo anche degli ospiti cantanti, gli ospiti iniziando poi da Stefano ben accompagnato, abbiamo gli scrittori Mauro Saggiolo e Franco Seta che presenteranno il loro ultimo libro. Abbiamo anche la bellissima Andra Elena Borta, fresca vincitrice dell'ultimo concorso con il titolo di Miss Modella Showgirl Italia 2012, nel concorso nazionale di Miss Showgirl Italia. Mister Showman Italia, abbiamo Andra appunto che vi darà una mano alla conduzione dello show, e poi abbiamo anche tra l'altro Saida che avete già visto esibirsi con la burlesque. Allora abbiamo chiesto di dire qualcosa sulla burlesque. Signori, io non so assolutamente niente, va bene? Allora, vorrei presentare la giuria, quindi ce ne abbiamo qui tutti in prima fila, tra l'altro unica donna, se non sbaglio, esattamente, sono aperta fra gli uomini, giusto? Allora vi presento uno alla volta, ovviamente in ordine. Massimo Presenti, ci può fare Massimo un applauso? Massimo Presenti, chitarrista, direttore, responsabile didattico per la Mente. Ora ci chiederanno cos'è l'Mente. Insegnante di canto, ormai si svoltare così, va bene. Mauro Saggiolo, eccolo qui. Se vuoi stare Mauro, fai la sua parola, ok? Perché, Luca Altobello, vice sindaco del comune di San Vinetto, di noi. E poi abbiamo Mario Corrado, va bene, consigliere comunale a Roma Perri. Stefano Litti, conduttore televisivo di Tele Santerno, ma ti ricordo che in realtà si giriranno con due uscite, appunto qui si alterneranno anche bellissime ragazze. La cantante in gara Marianna Cornello, ciao Marianna, tutto bene? Ok, sei fortunata? Abbastanza. Da dove vieni? Da Volano in provincia di Trento. Allora, che canzone ci canti? Uno su mille di Gianni Morandi. Uno su mille per voi, Marianna Coviello. Uno su mille te la fa.
Posso? No, ok, ok. Un applauso per Damiana Coniello, bravissima, con questa bellissima canzone. Poi parleremo più tardi per la seconda uscita. Ed è prontissima, elegantissima, bellissima, Andra Burta! Buonasera a tutti! Buonasera, che bello vestito, Andra! Grazie! Ma tu che bello vestito, non pensi che è andato lì? Giusto, beh, sei veramente uno schianto, va bene? Sei bellissima, veramente. Sempre vestiti giusti. Hai sempre vestiti giusti. Allora, ma prima raccontaci in 10 secondi chi sei, perché il pubblico lo vuole sapere. Allora, intanto buonasera a tutti, mi chiamo Andra, ho 17 anni, vengo da Cerea, sono nata in Romania e ho partecipato al concorso Miss Showgirl Italia 2012. Ho preso la fascia di Miss Showgirl Modena 2012. Andra, mi sono aperto spazio per presentare la nostra prima ospite. Aspettiamo Roberta Casagranda, ospite del primo Canta Tour. Roberta, un applauso. Allora, io lo dico pubblicamente. Allora, cosa ci canterai? L'uomo di Lola di Barbara Streisand. Bellissimo, il brano di Barbara Streisand, una bellissima Roberta Casagranda. Oh,
appassionata di canto, di musica, e quindi io rinnovo anche l'invito per il pubblico. Grazie, grazie Roberta. Un applauso ancora alla rete eccezionale, l'ospite. Ci aspetta, Andra. Ci aspetta il primo momento dedicato al bluette, ai colori e al nero. You can't
Ho fatto un incontro
Quindi arriva il cameriere con il piatto di tortellini e il dito pollice nel crocchio. Io volevo arrabbiarmi, mia moglie fa: lascia stare Stefano, siamo in viaggio di nozze, va bene. Poi ho ordinato la cotoletta con del purè, è arrivato il cameriere, dito pollice del purè. Dico: scusa, ma vabbè, lasciamo stare. Ho ordinato: mi porta un caffè corretto, sì, subito, è arrivato il caffè, tazzina, piattino, dito pollice del caffè. Mi sono arrabbiato. Scusi, ma è possibile che tutte le volte lei mi deve mettere sempre questo dito pollice nel cibo? Non ho capito. E porti pazienza, è perché soffro di osteosporosi, il dottore mi ha detto che l'ho ingato. Vabbè, ma se lo metta anche in cifra, la portate anche. Questo è il viaggio di morte. Molto bella, signora, mi perdoni, come si chiama lei? Signora, si è addormentata? No, 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 la signora di dietro lì, mi scusi. Signora Maria, che bel nome Maria, mi perdoni se mi permetto, lei assomiglia alla mia mamma. Perché noi quarantenni, con qualche anno in più, abbiamo un problema, che noi siamo affezionati alla mamma, però siete state voi a rovinarci l'infanzia. Ci avete traumatizzato. La lettera che mi ha scritto mia mamma quando ero in viaggio di nozze per farvi capire chi è mia mamma. Così almeno la conoscete. Traumatizzatrice. Caro figlio, ti scrivo queste poche righe perché tu sappia che ti ho scritto. Se ricevi questa lettera vuol dire che è arrivata. Se non la ricevi, fammelo sapere che te la rimando. Scrivo lentamente perché so che non sai leggere in fretta. Tuo padre ha cambiato lavoro, adesso ha 800 persone sotto di lui. Taglia erba al cimitero. Sempre a proposito di tuo padre, non fa più il suo dovere coniugare. Allora una sera gli ho fatto gli spaghetti con le vongole veraci. Gli ho spricciolato dentro due pastiglie di Viagra. Lui se n'è accorto perché quando gli ho portato gli spaghetti in tavola, gli spaghetti erano tutti dritti e le vongole gli battevano le mani. Il tempo di noi non è brutto, la settimana scorsa ha piovuto solo due volte in una settimana, la prima volta per 3 giorni, la seconda volta per 4 giorni. Aspetta, questa è bella, eh? Allora, il signor Peppi, te lo ricordi quel signore di 87 anni? È morto. Ha preso una scatola intera anche lui di Viagra. I signori delle pompe funebri ci hanno messo 3 giorni a chiudere il coperchio. Questo è bello. Tua sorella non ha ancora fatto niente, non so se fa la scheda o la femminuccia, per cui non so se diventerà zia o zia. Siete una femminuccia, per cui non so se diventerà zia o zia. E il massimo, il top di questa lettera, PS, caro figlio, volevo metterti anche un po' di soldi ma avevo già chiuso la busta, tua madre. Un applauso a tutte le mamme del mondo, basta, ciao, Andrea, io la busta. Grazie, sei stato un po' lungo, no? No, non sei stato per dire lungo, tu... Grazie, grazie, Stefano, mi hanno parlato, un applauso, bravissimo Stefano. Avremo un secondo momento con il cane, lo tendiamo veramente così di andare avanti con la prossima. Entrare Marina. Marina, la prossima cantante. La prossima cantante. Ciao, ciao Marina. Ciao. Sì. Allora Marina, come ci canti? Il brano di Brian Adams. Di Brian Adams, dal titolo? Everything I Do. Everything I Do. Ok, leggi io, vado a prenderlo io. No. Non serve, va bene. Ok, allora un applauso per Marina Brighetti con questo bellissimo brano di Brian Adams. Find me there, you'll serve.
filosofia da quando ero ancora ragazzino, quindi questo è il mio secondo libro. Che è in vendita, lo ricordiamo? È in vendita? Al tavolino di fuori. È un libro comunque dedicato, del quale oggi vorrei leggere una poesia, anche se è la prima, non l'ho mai letta, non so perché. Ma neanche in radio, no? No, in radio era... Io prendevo il libro di nascosto e poi dicevo, ho prodotto questa poesia. In radio era un altro libro, era il primo libro, esatto. Questo è il secondo. Che si intitola? Pensieri dell'anno. Pensieri dell'anno, allora io chiederei... Questa poesia è dedicata mia dolce musa, mai dolce musa. Dedicato proprio alla mia musa che mi ha ispirato, spero che stia ascoltando. Con la tua dolcezza hai scardinato la porta dell'anima. Ho sentito il fruscio delle lenzuola mentre ti agitavi dentro l'uragano, cercando due occhi. T'ho vista incespicata tra i rovi dei miei pensieri. T'ho sentita aggrapparti alla mia mano e quel calore mi ha dato la forza di strapparti al vento. Ora, distinta tra la folla, ti agiti di gioia nei miei sguardi e mi confondi, ma non sono graffi inutili i tuoi, sai? Dolce musa, resterai per sempre accovacciata nel mio cuore. Un applauso, complimenti Marco, bravo. Grazie. Stavo veramente contento perché ho immaginato. Buonasera a tutti, benvenuti anche da parte mia e dell'amministrazione comunale di tutta quanta la comunità di San Benedetto in questa sera del teatro Zinetti. È stata una serata bellissima, sono divertito davanti, veramente sono conosciuto delle nuove persone, sono veramente molto simpatiche e preparate, delle ragazze bellissime e anche delle voci bellissime. Pensavo mentre ero lì che ascoltavo, guardavo, no, questi nuovi media che non avete parlato, avete presentato sia sponsor, no, ma anche partner, media, radio, internet, ma anche il nuovo digitale terrestre, no? Fino a qualche anno fa avevamo una voce sola che arrivava nelle nostre famiglie, no? Questi media spero ci aiutino a favorire questa pluralità che comunque è indispensabile e serve. Un'altra cosa che volevo dire era un grazie alla presenza di due autori, di due bellissimi libri che abbiamo qua. Spero mi sentano anche da dietro le ragazze, compriamoli i libri, perché abbiamo bisogno di produttori di pensiero, dobbiamo usufruire anche di questo pensiero, che pensieri che esprimono questi autori in questi libri, ognuno per allargare proprio i propri orizzonti e le proprie opinioni. E quindi un grazie ancora a tutta quanta l'organizzazione, a tutti quanti gli sponsor per questa grande opportunità e anche ovviamente insomma saremo qua sì, domani mattina, domani sera dalle 16 in poi, quindi insomma sì, siamo qua. Grazie ancora, buona serata. Grazie a Luca, grazie domani per il tempo, va benissimo perché guardate che sorriso, è un sorriso che mi credo più angelico, non più angelico, vero? È Sara, sta aspettando. Sara, che cazzo è questo? Si va dentro la qui. Wow. Perché tu sai che Andrew piace anche qui, vero? Sì. Sì. Ah sì, lo sapevi? Perché ascolti il tuo programma, vedo sempre, tutte le volte. Ah, sì? Sì. Ma domani ci sarà un'apertura nuova dei Guimba di un'altra bravissima cantante. Però intanto abbiamo un'altra cantante giovanissima che è Sara, per voi!
tutte le canzoni di questa sera, devo dire la verità, tutte sono anche difficili da interpretare, perché gli acuti dei Freddie Mercury e dei Queen, e comunque anche Ivana Spagna, l'ho sentito prima, tutti i vari interpreti, veramente ci avete messo un'interpretazione e una passione, un pathos, quello che viene definito esattamente, proprio molto intenso. Complimenti, brava Sara! Sì. Ed ora è arrivato. Thank you.
Dreams, proporrò di nuovo a Isa, va bene? Ora. Viene fatta riamare. Brava. Enrico, Enrico, fermala, perché dobbiamo fare un altro applauso, perché tu non lo sai, io lo so, perché io mi informo di queste cose, io sono un po' la pettegola del gruppo. Per la nostra Francesca, stasera è stata la prima vera esibizione davanti al pubblico. Un applauso! Bravo Francesca, ricordi perché tu hai scelto la data di avvicinare il nostro quando ci faremo questa intervista. Ricordiamo Mauro Soggiolo, classe 73, nato a Legnago, esatto? Bravo. Mi ho studiato bene stavolta. Sì. Beh, la data di nascita esatta non mi ricordo, ricordo l'anno, ma comunque febbraio. 9 febbraio. Febbraio, benissimo. E ha scritto un libro che poi ha portato in vari programmi televisivi, vero? Hai presentato? Ricordi tu quali sono? Sì, allora cominciamo bene su Rai 3, La vita in diretta su Rai 1, poi come si vede dalle foto, l'importante è la salute. Su Italia TV, Galaxy TV, adesso non mi ricordo bene i nomi di tutti i programmi. Nessun problema, anche perché sono 500.000 le televisioni, quindi... Allora, mi poi... dico... Ecco, perché come sognano i francesi con un altro... Beh, sai, io ho amici un po' ovunque, quindi... in Francia, in America, Theodore, per esempio, era il protagonista. No, no, ma se la prendi così ci metti 3 anni, dai, Vasco! Vasco! Sono Vasco. E tu ti chiamo Fiasco. E loro sono sposati, questi zeri, no? Lei si triste come l'aria, dove c'è lì? Niente, non so se qualcuno ti perde, si fantastica quando si è solo te. I tuoi problemi, i tuoi pensieri, ci vesti suoi problemi, e poi avanti, grazie. Cazzolini. E no, perché e mi hanno chiamato, no? E mi hanno detto, ciao Jerry. Sempre più alto di me, dire. E mi hanno chiamato, mi hanno detto, c'è una finale qua. E ciao Mauro, ho sentito del tuo libro, quello erotico, e ti ho presentato però perché è certo vero, sì, sì. I sardi ce l'hanno duro, nel senso che tengono duro. Io Renato Zero lo amo, il sardo. Anche le sardine, ciao Mauro Pomodoro, mi hanno detto che sembra. Aspetta, ciao Giulio, sembra il fotografo di famiglia cristiana. Che stai lì con quella telecamera più sì vicino che mi vuoi fare una gastroscopia. Ma sarebbe meglio una colonscopia. Di Mauro, sì, ho sentito che stai facendo il tuo. Ciao signori, questa notte è irresistibile. Fermi! Alziamo le mani tutti insieme, dai forza, vediamo se facciamo.
facciamo così che mandiamo via le zanzare delle vostre strade, vai. Ma questo bellissimo concorso della Fashion Run di questo Fanta Tour che io probabilmente sono stato venuto e questo oggi fatto quest'anno l'ultima volta lo quindi grazie di cuore, ti voglio bene e mi raccomando, una promessa che mi voglio fare io già per utilizzare questa sera per il mondo anche a pace perché è ridere in una giornata giorno abito in pizzo, fucsia, concorda in tulè con guardi e cappello. Quattro bellissime, veramente stupende, meravigliose ragazze, fantastiche.
forte e soprattutto quando mi prendate una sfidata. Caro Luca, a te l'arduo compito, l'arduo con sentenza, questo fosse un consiglio generale, di tutti voi. E allora avete preparato, ci sta consultando con Bobo, facciamo un po' una. Dove sono i risultati? Li avete già consegnati? Allora io chiederei ai ragazzi e alle ragazze che sono dietro al palco, ragazzi e ragazze, cantanti, suoni, cantanti maschio, tutti, se ce la fate che si riduce, tingere, rivolgono perché sta arrivando il mio. Musicale, cioè posizioni musicali, va bene? Allora, siamo pronti poco? Allora, io vi inviterei gli ospiti della serata, Stefano ben accompagnato dei vibratori, che è il momento con un musico, stiamo ancora con noi a segnare, dai, con il mondo di Dio, facciamo un saluto del Papa Ratzinger, vai. Vai! No, che è giusto, anche una benedizione, magari. Ma se vai, Papa. Atto e essere i vostri pastore tedesco. Ho finito. Però no, Papa Ratzinger, devo dire una cosa, perché l'altro ho visto nei telegiornali che è un po' invecchiato ultimamente, vero? Sì, aspetta, così. Papa. Fate carissimi, respirate, sono appena tornato dalla Colombia, roba buona. Un altro! È molto sano invece per... È scappata Luca. Io disse Luca, vedo che ti sei mangiato qualcosa di grosso anche tu. E allora caro Stefano, siamo arrivati alla fase finale, quindi è un momento importantissimo. Io voglio sapere che una delle volte che bisogna premiare succede sempre di imprevisto. Quanti sono quelli che andranno a premio, Jerry? Ma uno solo? Allora lasciamo, aspetta, scusa, Freddy, un momento Freddy. Prima premiamo la cantante che è stata prima, quei punti che hanno preso durante l'annata delle tappe che abbiamo fatto, che sai che c'era una classifica punti e tutto quanto, c'è stata una prima. Allora. Classifica generale delle tappe, vai con suspense. Comunque, perché è giusto menzionarla e comunque gli darò un attestato, glielo procurerò, è giusto menzionarla perché c'erano pochi punti di differenza
è giusto menzionare. Perché io speravo di darle due di targhe, ma non è stato possibile perché era sia giovane e sia perché avevamo anche una targa per l'under 21 e la targa c'è la targa anche della macchina spostare c'è e niente, lì mi dispiaceva un po' menzionarla, voglio dire anche che era la seconda, fammi la musica e la diamo. C'era veramente gente che di musica se ne intende, diciamolo chiaro per le ragazze, perché lì c'è la cantante, io la indico perché Roberta Casagrande è veramente una cantante professionista, poi c'è anche l'amico della TV che di musica se ne intende allo stesso modo, vabbè, io meno male, al di là da qualche anno di solfeggio, anch'io sono e canto, per cui vi passavate di forse di qualche punto, per cui non so che non avete partecipato, però più avanti. Sì, la strada è ancora